Enrico Lupi, presidente di Promimperia. Quest'anno Promimperia, Camera di Commercio, sono in prima fila anche per solo evento. Insomma, un sostegno laddove serve, quando si parla di promozione, si parla di richiamo anche per il turismo. Noi abbiamo questa finalità dell'animazione delle imprese, del loro sostegno, quindi la proposta del Comune Imperia di essere contitolari di questo evento è stata accolta in funzione di questa logica. Solo evento ha un forte potere di attrazione nel Borgo Marina, le imprese hanno partecipato, ristoranti, alberghi, bar, con entusiasmo a questa iniziativa, perché porta oltre 100 aquilonisti con le loro famiglie, quindi un numero in questa stagione, il 6-7 aprile, interessante. Riteniamo che debba essere motore di attrazione, ripeto, non solamente per gli aquilonisti, ma a tutti coloro che vogliono vedere questo splendido spettacolo degli aquiloni che volano nel cielo. Quindi Borgo Marina si apre la stagione, speriamo che sia una stagione positiva. Noi abbiamo dato il nostro apporto finanziario e di professionalità perché la stagione decolli, ripeto, è un momento economico difficile, ci sia un weekend positivo. Dottor Fernando Colangelo, il subcommissario del Comune di Imperia, allora città di Imperia, settore manifestazioni, un appuntamento al quale non avete voluto mancare nonostante appunto questo periodo di commissariamento particolare, anche un po' di crisi, diciamo la verità. Certamente, certamente, noi siamo molto attenti a queste attività perché sono quelle che lasciano vivere la città in modo adeguato, in mezzo alla gente, per cui per noi sono i momenti essenziali della nostra vita comunitaria. È chiaro che le difficoltà economiche comunque impongono di svolgere questa manifestazione nella massima sobrietà, però si riesce possibile grazie anche alla compartecipazione delle attività commerciali comunque del Borgo, ma della città comunque di Imperia, e grazie alla partecipazione della Camera di Commercio, in modo che ha reso fattibile questo tipo di manifestazione. Ecco, appuntamento sabato 6, domenica 7 aprile, un fine settimana di nuovo intenso di colori, di musica, di festa, di aquiloni chiaramente. Certamente, ci auguriamo che il tempo sia favorevole a questo tipo di manifestazione, perché non deve essere solamente una questione di sole o non solo, ma anche il vento deve essere giusto ed adeguato a far svolgere bene questa manifestazione. Renato Ruaro fa parte del centro di educazione ambientale del comune di Imperia e in particolare si occupa dell'osservatorio, osservatorio meteo che sarà alla Palazzina Liberty il 6-7 aprile, perché in solo evento chiaramente ci sarà anche un qualcosa che fa riferimento all'osservatorio meteorologico e sismico, non può che essere così. Ma infatti noi come osservatorio abbiamo accolto molto volentieri l'invito e abbiamo deciso di essere presenti con una mostra che però vuole sfatare, vuole allontanare l'evento, vuole allontanare il clima, e quindi parleremo di nuvole, sperando che parlandone possiamo evitare che ci siano, e sperando che ci sia quindi lo stesso clima che c'era l'anno scorso, che era una cosa meravigliosa. Abbiamo preparato una piccola mostra dove si parlerà delle nuvole di Imperia, con qualche foto, immagini, un po' di scienza anche delle nuvole. L'osservatorio ne può parlare, avendo 140 anni di dati, essendo presente a Imperia da oltre un secolo. Insomma, la Palazzina Liberty sarà la prima volta che diventerà scientifico mettere la testa fra le nuvole. Ma speriamo che questo serva ai tanti ospiti che ci aspettiamo che vengano a Imperia.